piccoli e semplici come San Francesco. In questo inno di lode siamo invitati ad essere in comunione con Cristo, che si rivolge a Dio Padre per ringraziarlo per aver rivelato le cose del Vangelo ai semplici, ai piccoli, e ci invita ad andare a Lui, ad essere accolti dal Suo amore, dalla Sua misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza». È questa una preghiera di ringraziamento per quanto Dio ha fatto e fa. Perché queste cose, che sono il Vangelo, il Regno di Dio, la sua misericordia, in sintesi la stessa persona di Gesù Cristo, sono rivelate, donate ai semplici, a coloro che aprono il cuore con coraggio, a chi non teme di amare e di lasciarsi amare da Dio. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. In questo tutto che è dato da Dio a Cristo non c'è solo il Vangelo, ma tutto l'universo. Tutto è nelle mani del Dio uomo. E tutto ritrova senso e significato in Cristo. Non solo le grandi cose, ma ogni piega della tua vita. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Dal tutto si passa al tutti e ciascuno. La preghiera diventa una supplica che Dio rivolge proprio a te. Un invito ad andargli incontro, a lasciarsi trovare da Lui, ovunque uno sia, ovunque uno si sia perso. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Il giogo è un legame, un vincolo che dice fedeltà e accogliere Cristo imitandolo, ritrovando noi stessi in Lui, dando valore a tutto ciò che siamo. Seguendo Cristo, trovi Dio e ritrovi te stesso.